Modulo ortopedico, laboratorio secondo anno. Mobilizzazione paziente con frattura mielica del rachide cervicale. Ci laviamo le mani. E posizioniamo i guanti. Questa è una procedura dove il paziente, avendo una frattura amielica del rachide cervicale, sarà in posizione supina e portatore di un collare che verrà posizionato solitamente in pronto soccorso e a sua volta anche in sala gessi dopo una visita ortopedica. Il paziente è in posizione supina e quindi per la movimentazione occorrono per questa procedura 4 operatori. 3 adibiti solo per la movimentazione del paziente, 4 operatore per eventuali cure igieniche, cambio del letto o eventuali medicazioni se ce ne occorrono. Il paziente solitamente è in posizione supina, senza cuscino e col collare. Informiamo il paziente sulla procedura che dobbiamo eseguire, ossia, buongiorno, dobbiamo posizionarci in fianco perché dobbiamo cambiare il letto. Quindi, noi 3 operatori decidiamo chi è il leader, ossia la persona che dovrà posizionare il rachide e quindi starà alla testa del letto e avrà il compito di mantenere in asse il collare e il rachide del paziente. Gli altri 2 operatori avranno il compito di posizionare in asse, insieme al terzo operatore, il corpo del paziente. Pronti? Giovanna, le metto... Posizioniamo le mani e le tengo il suo rachide. Posizioniamo le mani, io posiziono coscia e spalla, gamba e anca. Il leader ha il compito di dare il comando per la movimentazione. Quindi, quando siamo tutti pronti, chiediamo al leader di dare il comando. 1, 2, 3. Si posiziona in fianco, in decubito laterale, in maniera unica, in asse. Non ci devono essere delle parti del corpo che non siano in asse. Terminato l'intervento del 4° operatore, quando ha terminato, chiediamo sempre al leader di dare l'input per poter ritornare in posizione supina. 1, 2, 3. Si ritorna in posizione supina. Si chiede se il paziente sta bene. Tutto bene? Abbastanza. Ha dolore? No. Tutto bene. Questa tecnica serve anche dall'altra parte per poter effettuare il cambio del letto, della biancheria del letto. Terminata l'esecuzione, si ricopre il paziente, si trascrive la procedura in cartella infermieristica e si riordina l'occorrente che è stato usato.